poi leggi, no? Che ci sono 7 anni che hanno allontanato ancora di più il sud dal nord. Leggi, il PIL meridionale è sceso del 13,5%. E poi Alessandro la Terza, che non è, voglio dire, l'ultimo arrivato, che dice: qui non va bene nulla perché non si protesta neanche più. Allora io mi metto nei panni. Ma perché non abbiamo ospiti stasera? Perché? Perché? Perché facciamo perché una cosa... siamo due presuntuosi. No, 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 assolutamente. No, perché, dico, poi mi metto nei panni di chi decide di fare politica e di candidarsi ad amministrare questa regione. No, con questa crisi, con questi chiari di luna, no? Come, dove metti mano, come ti muovi, che cosa vai a fare, quali passaggi immediati, quali risposte dai. Cioè io solo al pensiero, cioè mi tremano i polsi. Eppure, se mi ripigli queste, eppure le cose vanno governate, eppure le cose non possono essere lasciate al loro destino. L'analisi che tu hai fatto, che è un'analisi di Banca Italia, segnala che non soltanto la Calabria è una... in un momento difficoltoso, e tutto il Mezzogiorno, quindi il nuovo, non lo chiamiamo governatore che si arrabbia, il nuovo presidente della regione Calabria, visto che di questo stiamo parlando, dovrà confrontarsi con una crisi. Te l'ha detto lui che non vuole essere chiamato? Sì, sì, l'ho detto pubblicamente, alla prima quando uscita l'hai, pubblica, quando l'hai abbracciato e salutato? No, 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 successivamente, alla prima uscita pubblica che ha fatto, che guarda caso è stata un'uscita pubblica ad un premio letterario organizzato da donne e che ha premiato solo donne, non vuole essere chiamato governatore. I dati il io vorrei filo, che tu li leggessi. Di Arianna, però. Il filo di Arianna. Perfetto, filo di... i dati vorrei che tu li leggessi, però al di là della... Leggessi è una parola difficile. Diciamo, ne dessi conto. Perché leggere questi dati qua diventa difficilissimo. Cioè il sud, praticamente il prodotto interno lordo del sud cala del 17% nei confronti del 7% del resto del paese. Il che significa che all'interno di una crisi grave, che è quella italiana, la crisi del Mezzogiorno è praticamente è ancora... più che raddoppiata. Allora, questi sono i dati. Renzi dice, la Calabria è la nostra sfida più grande. Sì. No? Il Sud, cioè io questa cosa, questa storia del Sud, motore del paese, deve tornare ad essere motore del paese, cioè la sento ripetere da tanti troppi anni. Io ricordo quando venne, Prodi era presidente del Consiglio, venne a Rende e lui disse, incontrando i giornalisti, la Calabria è la mia prediletta. Poi vai a vedere le cose che ha fatto Prodi per la Calabria negli anni in cui ha governato il paese. Quindi tu dici pure zero. Renzi sta dicendo la stessa cosa. No, Renzi è la terza volta che parla di Calabria, di Sud, la di madre attenzione. Di tutte le battaglie. La madre di tutte le battaglie. Dalla prediletta alla madre di tutto, cioè il terreno in cui si misura la capacità di essere un governo fattivo, no? Però alla fine ti guardi intorno e la povertà cresce, le aziende chiudono, i disoccupati non si contano più, i giovani vanno via. E allora? E quindi, io che faccio il governatore di una regione. Di nuovo questa storia del governatore. Cioè io che faccio il presidente della regione, cioè devo far leva su che cosa? Su questi fondi comunitari. Devi far perché leva sui fondi comunitari. Perché il governo non mi darà più nulla. Cioè, questo devi far leva sui fondi comunitari, su cui secondo me è, a proposito di madre di tutte le battaglie, di padre di tutte le battaglie, chiamiamolo come vogliamo, il primo scoglio vero che ci si troverà di fronte è questa storia dei fondi comunitari. Non della nuova... Stiamo parlando dei vecchi. Cioè a dire fino a quale punto sono stati spesi, non rendicontati, spesi, perché lì corrono brutte voci. Mi raccontava un tecnico. Corrono brutte voci, cioè a dire di fondi non utilizzati per, che bisogna, se non investire, si vuole perdere, investire subito. E i progetti devono essere pronti entro il 31 gennaio. Parlando di cose da far tremare i polsi. No, mi diceva un tecnico... Le vene polsi. Eh? Tremare i polsi, no. Io ho detto i polsi. No, io l'ho detto. Anche io prima l'ho detto, sai?
Tremerebbe bene i polsi. Le vene dentro i polsi. Ma io ho detto i polsi prima. No, non me lo ricordo. Vabbè, comunque. Un tecnico... No, se no arriva al 118 e cioè, ci rega. Un tecnico che si occupa di fondi comunitari, che lavora a Bruxelles, mi spiegava nel corso di un convegno, poi ci siamo visti, abbiamo scambiato qualche battuta, che la Calabria ha una montagna di denaro. Sì, è vero. Ha una montagna di denaro. Però tu dici, una montagna di denaro, e poi vedi la situazione economica in cui si batte questa regione. Ma siamo pazzi. È vero, quello che è avvenuto sui fondi comunitari, aspetto di capirlo innanzitutto dal nuovo presidente e poi di capire bene i tempi che sono quelli che hai detto tu, tutto sommato, come si riuscirà a mettere mano a questa montagna di denaro per affrontare le emergenze che abbiamo, che sono emergenze di varia natura, ti faccio una domanda, forse. Ti faccio una domanda. E da quando siamo entrati a far parte dell'obiettivo 1, l'Unione Europea ha stanziato centinaia di milioni di euro destinati a questa regione. Beh, hai visto se è cresciuto il sistema economico e produttivo di questa nostra terra? Se è stata data la possibilità a giovani di lavorare? Se c'è un investimento che ha dato, come dire, una marcia in più al nostro obsoleto sistema infrastrutturale? Ma non è cresciuto manco, appunto, il sistema infrastrutturale, che è quello che ha fatto crescere vari stati d'Europa, insomma, gli esempi sono noti e sono quelli davanti a tutti noi, parlo della Polonia, ad esempio, parlo dell'Irlanda, per esempio, e là il punto è agire sulle infrastrutture e agire su varie criticità. Se vuoi posso fare l'ospite, così posso fare l'ospite. Diciamo, l'ospite qui. Ma no. Perché non mi hai risposto? Perché? Perché abbiamo ragionato e perché? Perché vogliamo. Vorrei che tu lo dicessi. No, però. perché vogliamo leggere bene, cercare di interpretare, secondo quelle che sono le nostre capacità, le parole che ha utilizzato il neo presidente della regione nel momento in cui c'è stato l'insediamento e ha voluto confrontarsi con i giornalisti, come dire, tracciare per sommi capi, si dice così, quelli che parlano bene dicono sommi capi, quella che sarà la sua azione di governo in favore di questa terra. In attesa di averlo qua di persona. Sì. Allora, vogliamo sentire questa prima, proprio... L'incipit, l'inizio, proprio l'approccio. Intanto che tipo di atmosfera tu ci sei stato? Quindi sì, c'era un'atmosfera assolutamente molto sobria. Baci, abbracci, stretti di mano. Sì, vabbè, quello è normale, però poi... c'era molto meno gente, io ricordo lì nello stesso palazzo, Scopelliti e Loiero. Sì, Loiero, che era Vallotti, c'era ancora all'altra parte, all'altra parte. Nella stessa location. E beh, c'era un clima questa volta assolutamente sobrio. Del resto, l'humus era quello di andare subito a stringere, tant'è che lui, finita la conferenza stampa, è salito di due piani nei suoi uffici e ne è uscito dopo sei ore. È un humus nazional popolare, come l'hai... È un humus nazional popolare, bravo, non mi veniva, è un humus nazional popolare. Hai usato l'espressione vera, cioè popolare nel senso di come l'uomo è nazionale, perché tenta di mettere assieme varie cose. Allora, vediamo subito, sì. L'approccio, vediamo questa, perché non c'è un approccio austero, un approccio no, poi la conferenza stampa la conferenza stampa è stato un susseguirsi anche di battute con i colleghi giornalisti, alcuni dei quali lui conosce da molto tempo, e quindi c'è stato un scambio molto 40 anni 42, 43 anni. Madonna, come sei vecchio, mamma mia. Ma lo ricordo che aveva, usando l'espressione di un altro collega, ma lui non è vecchio, abbiamo la stessa età, quindi sei vecchio lui, sono vecchio pure io, non siamo vecchi nessuno dei due, quindi non è così. Vediamo. Io vi ringrazio per essere qui, permettetemi innanzitutto di rivolgere un ringraziamento alla signora Stasi, che proprio poc'anzi ho incontrato. Questa è la prima conferenza stampa che io tengo in qualità di presidente della regione, e ho voluto che fosse un insediamento sobrio, senza appunto
partecipazioni e manifestazioni roboanti. Il dottore Mesoraca sa che fino a stamattina l'ho fatto stare, come dire, nell'incertezza, proprio perché annunciare magari ieri questa conferenza stampa sarebbe stato amplificare e quindi dare un'altra dimensione a questa conferenza stampa. Ho voluto che fosse un incontro sobrio questo, perché ritengo che noi abbiamo bisogno innanzitutto di sobrietà. Le condizioni della Calabria sono drammatiche, le conoscete benissimo, non sto qui a ricordarle. Noi abbiamo una condizione sociale, economica molto, molto grave, difficile, nella quale, permettetemi di dire, che siamo in presenza di un allargamento della povertà e di una... Ecco, volevo fermarmi qui perché nei suoi prime tre frasi lui ripete più volte, una parola, sobrio, 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 come dire, a voler segnare, no, una netta linea di demarcazione tra le precedenti esperienze e quelle che invece va ad aprirsi. Come dire, io sono diverso, io sono con voi, io capisco le difficoltà, le conosco benissimo, ed è per questo che non ho voluto bollicine, champagne, frizzi, lazzi, quelle cose che accompagnano, spesso l'inizio di una nuova stagione politico-amministrativa importante, come appunto quella che sta per aprirsi. Ecco, questo è già la differenza, cioè quasi da uomo qualunque, quasi da calabrese ai calabresi, no? Non io ruolo, io comandante, io capitano e voi l'esercito. Da uno di noi. Questa cosa qua, infatti, se avete visto le immagini, guarda le immagini, inizia senza guardare in faccia i giornalisti erano presenti, ma era concentrato sulle cose, evidentemente, non voleva sbagliare nulla. Guarda Ciro, noi da... che stiamo insomma facendo questa trasmissione ormai da 6-7 mesi, sono passati da questo studio tutti. Il punto è che la politica calabrese, e lui, Oliverio, ne è ben consapevole, ha un compito gravissimo ed enorme, che è quello che sta dietro le cifre che tu ad inizio di questa trasmissione hai citato. Ora, se quelle sono le cifre si limitano semplicemente a fotografare uno stato delle cose, ma non fotografano neanche il dolore, non fotografano neanche le difficoltà vere, non le sofferenze. E allora qua c'è poco da fare bollicino o fuoco d'artificio, bisogna cercare come mettere mano subito alle cose. Lui questa, all'inizio della conferenza stampa, questo ha voluto dire. La mia caratura sarà questa la sobrietà, e sarà questa di cercare a mettere mano alle cose subito. Cosa che, ripeto, lui ha fatto, si è insediato ora una settimana fa, ha fatto immediatamente quello stesso giorno, cioè quella conferenza stampa è finita alle 2:30, lui è risalito nei suoi uffici, è stato fino alle 9:30, alle 10, la stessa cosa ha fatto il giorno dopo, quando è tornato da Roma. Insomma, voglio dire, lui ce l'ha ben chiara la situazione quale sia. Che poi sia una situazione risolvibile, qua non lo so, poi vedremo un altro spezzone in cui lui lo dirà in maniera specifica. Noi dobbiamo anche toglierci dalla testa l'idea che un uomo solo al comando possa risolvere le cose. No, usciamo da questa cosa, abbiamo già avuto esperienze di questo drammatiche tipo. Le drammatiche esperienze sono state. Però non possiamo nemmeno aspettarci una persona che ha la bacchetta magica, ta ta ta, e risolve i problemi. Sa benissimo che non gli perdoneranno nulla. No. Sa benissimo che in qualsiasi azione, qualsiasi iniziativa che assume sarà oggetto d'attenzione, di analisi. Se, perché? Perché nel corso della campagna elettorale lo stesso neopresidente ha detto più volte: questa è una situazione da ultima spiaggia.
Quindi l'ultima spiaggia, sì. l'ultima possibilità che abbiamo di agganciare il treno della crescita. Non dico che adesso la crescita è difficile, ma quantomeno il treno che ci consente di riportare questa regione nell'alveo della normalità, che è già un grandissimo. Che è un'espressione questa della Calabria normale che egli userà nel corso di questa conferenza stampa. Vediamo un altro pezzettino. Delle condizioni di sofferenza sociale. Nel corso di questi giorni, di queste settimane, oltre due settimane, che ci separano dalle elezioni, io naturalmente non ho varcato, come era giusto fosse, la soglia di questa istituzione, e però in silenzio ho lavorato per mettere a fuoco alcuni problemi e per costruire risposte ad alcune questioni. Ho avuto modo di incontrare sia pure formalmente i vertici del governo a Palazzo Chigi, ho avuto modo di incontrare il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Delrio, il sottosegretario Luca Lotti, ho avuto modo ieri di sentire telefonicamente il ministro Poletti, perché rispetto ad alcune questioni che sono particolarmente urgenti, che vedono in una condizione di difficoltà oltre 26.000 lavoratori, parlo dei lavoratori in cassa integrazione mobilità in deroga, perché rispetto agli oltre 5.000 LSU LPU ci siano delle risposte, perché noi siamo in presenza di migliaia di lavoratori, di persone, dietro le quali ci stanno altrettante migliaia di famiglie che prive di reddito e di stipendio da oltre, se possiamo definire stipendio, una indennità appunto come quella che percepiscono i beneficiari della cassa integrazione in deroga, da oltre 2 anni. Una situazione difficile in una condizione appunto della Calabria che è quella che è contrassegnata da una disoccupazione dilagante e da un allargamento della povertà. Le prime misure che noi assumeremo innanzitutto sono quelle di dare risposte a questa grande parte di lavoratori precari e della società. Ma le prime misure che assumeremo sono quelle di iniziative di contrasto alla povertà. Abbiamo già concordato, anche questo informalmente, con la struttura del Dipartimento della Regione nei giorni scorsi, giovedì scorso, una riprogrammazione delle risorse residue del Fondo Sociale Europeo. Abbiamo deciso di destinare 40 milioni di euro per far fronte ad una quota della cassa integrazione in deroga relativa al 2013, che sommate ai 40 milioni che si è impegnato il governo a trasferire rapidamente all'INPS nei prossimi giorni, consentiranno di dare una prima risposta su questo versante. Allora, 26.000 lavoratori, perché l'impatto è stato subito sui problemi, 26.000 lavoratori, si è parlato di povertà, si è parlato di, poi ha, come dire, inserito elementi che ci restituiscono l'immagine di un presidente che vuole andare subito al sodo delle cose, gli appuntamenti romani, poi nei giorni stabilito, successivi ha continuato, sì, no, ha continuato. Nel senso che ha dato tramite anche un incontro romano una risposta su quei termini del parlava di 40 milioni di euro, 40 milioni che poi ha avuto l'ok da Roma, però va anticipato, evidentemente sapeva già che il governo era d'accordo su questo. Alcune scadenze dovrebbero essere pagate entro la fine di dicembre, se non prima di Natale, insomma, voglio dire, queste risposte ci sono. Il punto resta, anche perché lui viene da un'area molto segnata da questo punto di vista, tutta la zona, sì, allora della Presila è
ma è molto segnata, anche se la questione del precariato ormai si allarga a dismisura, penso semplicemente alla questione dei sorveglianti idraulici, che voglio dire che sono stati, quelli che erano stati assunti, che lavorano tre giorni sì e tre giorni no. Ma non si capisce chi li debba pagare, se Calabria Verde, voglio dire, la situazione che noi i calabresi abbiamo in questa fase sul finire del 2014 è estremamente ingarbugliata anche da un versante proprio, se vuoi, strettamente burocratico-amministrativo, oltre a tutto quello che ci lasciamo alle nostre spalle, perché insomma è un percorso noto ed è una situazione, ahimè, abbastanza chiara. Io mi chiedo che ti suggerisco questa riflessione, cioè in questi anni di governo Scopelliti, nel corso dei quali all'inizio Scopelliti parlava quasi di una primavera calabrese, no? Parlava di primavera calabrese, una rivoluzione culturale, una rivoluzione anche nel modo di concepire l'immagine stessa della regione. Poi stringi, siamo andati agli affarucci di famiglia, insomma. Noi abbiamo sostenuto una tesi che io riconfermo anche ora, un mese dopo le elezioni regionali. Non è lui solo responsabile? No. Su questo allora, non ci sono dubbi. Il punto è un punto, avrebbero detto i nostri maestri, tutto politico. Cioè a dire, Scopelliti e tutta la sua squadra di governo, vorrei che su questo fossimo chiari, hanno creato in questi 4 anni e mezzo una situazione di assoluto aggravamento della situazione calabrese. Quello è il punto. Cioè che si continua a dire anche da parte di compagni di partito di schieramento di Scopelliti che la colpa è solo di Scopelliti, mi sembra non soltanto non giusto dal punto di vista, come dire, etico e morale, ma dal punto di vista politico. È anche generoso. Ingeneroso, diciamo, ma in politica la generosità conta poco. No, in politica no, in politica è responsabile politico. La situazione è quella che è, la situazione è quella che è. Torno a ripetere, secondo me ancora non è neanche noto tutto quello che c'è in eredità. Prima della pubblicità, lo sottolineiamo a vantaggio dei nostri telespettatori, che il neopresidente nei prossimi giorni farà conoscere ai calabresi tutto ciò che è avvenuto in questi anni, perché ha messo mano a una sorta di libro bianco dentro il quale ci saranno tutta una serie di cose che a suo giudizio hanno penalizzato la Calabria e i calabresi e ne hanno compromesso il futuro. Lo presenterà a gennaio. Pubblicità, ci vediamo tra poco. E torniamo in diretta. Che stai facendo? Stai prendendo gli appunti? No, stavo rileggendo questi grafici che sono assolutamente... Sì, però basta, ti prego, minimo di ottimismo però. L'ottimismo dell'intelligenza. Un po' di ottimismo, perché sennò siamo già... No? Tu stai parlando del libro bianco, se è andato in onda, se Katia ha mandato la pubblicità prima o dopo. Sarà presentato a gennaio. L'hai già detto questo. Ci sta lavorando. Non sapevo se Katia mi avesse tagliato. Diciamo. No, lo hai già detto. Perfetto. Lo hai già detto a gennaio. Quindi ci saranno tutta una sfilza di cose un po' di... in politica. Dobbiamo abbreviare perché i nostri telespettatori devono sapere che all'uscita dello studio c'è le ambulanze del 118 che ci portano in qualche ospedale psichiatrico o geriatrico. Benissimo. Allora, facciamo così. Vediamo invece qual è la prima cosa che Oliverio ha in animo di fare e ha annunciato nel corso di questo incontro con i giornalisti. Vediamo. La prima questione che noi avremo davanti è quella di far fronte a questa emergenza. Innanzitutto sul versante sociale. La seconda questione che abbiamo davanti è quella di fare fronte ad una altra emergenza, che è quella dei rifiuti. Anche qui noi faremo rapidamente con il settore competente, il dipartimento competente, una ricognizione della situazione per assumere iniziative tese a fronteggiare l'emergenza e nello stesso tempo per mettere in atto un progetto di costruzione di un sistema virtuoso relativamente
alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti. Terza questione, ma non terza, in ordine di impegno, terza questione, ci impegneremo rapidamente, è quella di fare una ricognizione per evitare di perdere consistenti risorse del programma 2007-2013 dell'Unione Europea. Pensiamo di lavorare rapidamente per fare una ricognizione e di assumere tutti gli strumenti e le possibili strade per evitare di perdere risorse considerevoli. Lavoreremo contestualmente per mettere sul binario di partenza il programma 2014-2020 che, come sapete, è accantonato. È stato accantonato. Bisognerà affrontare le ragioni, i problemi che sono alla base di questo accantonamento e lavorare rapidamente per utilizzare le risorse e mettere in campo iniziative mirate, finalizzate. Allora, e allora sono le cose sui fondi europei di cui abbiamo accennato all'inizio, ma lui, parlato di cose lui prima mirate dei fondi europei, e finalizzate. Sì. Mirate, ha parlato della questione dei rifiuti. Sì, questa storia. Ma abbiamo 8 anni di commissariamento, 1 miliardo di euro spese, non abbiamo risolto nulla. Ma credo che sarà commissariata ancora. Non abbiamo risolto nulla. Siamo ancora forse una delle poche regioni che utilizzano le discariche. E perché non c'è differenziato, tranne che a Cosenza città e in altre, diciamo, piccole realtà. Piccole nel senso, tranne, cioè, la differenziata non si fa in nessuna città della Calabria, quindi insomma è di tutta evidenza che tu hai bisogno. Ci avete sprecato un miliardo di euro. Certo, quello è il punto. Il punto ma sai quando paga un comune per portare la spazzatura da nelle discariche fuori regione stiamo parlando ora. Anche in regione stesso. Dove però sono sature? C'è praticamente una botta di soldi incredibile. E questi chi li paga? Noi li paghiamo. È chiaro, no? Ma noi questa è una delle questioni che noi ci troviamo di fronte, perché è stata per tanti anni, troppi anni, quando tu che prima mi hai detto la questione delle macerie di Scopelliti, e noi dobbiamo dirla anche tutta, là c'è una responsabilità del governo sicuramente e quindi del governo Scopelliti, ma io mi chiedo che cosa abbia fatto l'opposizione a Scopelliti, anche qua bisognerebbe, magari se non lo facciamo noi, la storia si incaricherà, se vorrà, di fare un ragionamento su che tipo di opposizione a quel tipo di governo è stata fatta in tutti questi anni, ma cioè nei 4 anni e mezzo, anni e che tipo nei 5 anni di governo Loiero, che cosa è successo? Che cosa è successo? Se è vero che c'è stata una commissione, viene chiamata con un termine assolutamente brutto, viene chiamata con un termine, con delle parole di commissione fra maggioranza e opposizione, cioè a dire... L'inciuccio. Il termine è questo, non lo volevo usare, l'hai usato tu. Di inciucci fra maggioranza e opposizione, e allora a quel punto lì c'è quindi un problema politico chiaro che bisogna affrontare. Chi ha vinto le elezioni governa, chi le ha perse gli fa l'opposizione. Questa è la democrazia. E appunto, altrimenti noi ci troveremo di fronte ad un nuovo caos, a situazioni che siano ancora una volta poco intellegibile all'esterno. Anche questo poi determina. Questo deve essere chiaro. Determina quel calo dei votanti che c'è stato. No, questo deve essere chiaro. Questo deve essere chiaro. Cioè, se tu governi, tu hai ottenuto il via libera dei cittadini calabresi, devi governare. Punto. Tu sei stato bocciato dall'elettorato e ti ha relegato al ruolo di opposizione, devi opporti, devi esercitare il tuo ruolo di controllo. Di controllo e di opposizione. Ma lo devi fare, vero. Di opposizione vera, ma cioè, se facciamo queste cose ben vediamo, però vediamo perché tu mi fai questa cosina, io poi ti do quell'altra e tu mi fai quello. Cioè, poi la politica così è uno schifo. La politica, l'inciuccio la politica è uno schifo. L'inciuccio come... Quando è così la politica è uno schifo. Non ha... Porta la gente, non porta, garantisce. Porta alla disillusione. Io non mi sento garantito come cittadino. Tu ti senti garantito? Ma non è possibile sentirsi garantito. Nessuno si può sentire garantito se non sono bene chiari i ruoli. Torniamo sui temi concreti. Detto Oliverio. Sì, perché Oliverio più volte sottolinea questa cosa del sociale, della condizione, della difficoltà, della sofferenza, poi mette insieme come dire, questi fondi comunitari, spiega che ha la necessità di capire che da oggi in poi ogni lira verrà speso, ogni euro verrà speso secondo obiettivi ben precisi, con finalità ben studiate, insomma
mi pare che voglia lanciare questo messaggio di una regione che cambia approccio rispetto alle proprie che riparte aree. Dagli ultimi. No, però hai capito, cambia approccio, modo, tipo d'approccio rispetto alle problematiche. Cioè non vorrebbe gestire l'emergenza, ma vorrebbe evitare che si scivolasse nell'emergenza per gestire meglio il problema. Anche questo è normale però. Anche questo è normale. È una regione normale. Anche questo è normale che sia così per riportarci ad una regione normale. Il suo Olivero non ha mai fatto mistero delle sue origini, della sua tradizione, del suo approccio politico. Anzi, lo ha detto in maniera chiara, prima, durante e dopo. Ed è normale che egli parta dagli ultimi, come tu hai detto, parte quindi dalle questioni della sofferenza, dalle questioni dell'emarginazione, dalle questioni della povertà, che è un termine che lui ha usato più volte in questo passaggio che noi abbiamo ascoltato poco fa. Famiglia e povertà. Famiglia e povertà. Perché lui sa di che cosa si tratta. Lui viene anche da zone che hanno sofferto molto, da zone che anche ora stanno soffrendo molto, e quindi l'approccio è diverso. Mi pare inevitabile che lui debba dare risposte, infatti la prima risposta che ha dato è questa sul terreno dei pagamenti delle competenze prima di Natale a tutta una gran massa di precari e quant'altro, e dopodiché c'è la questione vera. Tanto questo lo verificheremo. Il resto lo verificheremo, è di tutta evidenza. Vediamo l'ultimo spezzone che abbiamo scelto. Naturalmente non abbiamo fatto tutta la conferenza perché è lunga e poi in alcuni passaggi sono quasi torna, due ore, sono quasi due ore sì, di ma torna poi sugli argomenti, insomma. Vediamo quest'ultimo flash, questo ultimo RVM. Ritengo che i soggetti che devono concorrere a costruire questo percorso devono essere diversi, ad essere la regione con le sue rappresentanze a partire dal Presidente, dal Consiglio regionale, devono essere le forze sociali, devono essere le professioni, devono essere gli amministratori locali, ma c'è un soggetto che è fondamentale, che è quello della comunicazione, della rappresentazione dei percorsi, dei processi. La cosa che io chiedo è che rispetto a questo percorso, se siamo d'accordo naturalmente, rispetto a questo percorso, se ci sono rallentamenti, pigrizie o tentativi di sbandamento, allora bisogna frustare, bisogna essere inclementi, con la frusta. Però se siamo d'accordo su questo obiettivo bisogna tirare nella direzione giusta. Ve lo dico perché non voglio né incensare né chiedere appunto sconti, sia chiaro. Ve lo dico perché sono profondamente convinto che se non facciamo questo, noi la nostra terra non la porteremo a superare questo guado e ad uscire dal pantano. E invece credo che ci deve essere un interesse comune, sia pure in una diversità di funzioni, un interesse comune a spingere nella direzione appunto di rimetterla in piedi questa terra. Stamattina è venuta mia nipote, qui c'è Sofia, c'è la piccolina, e le ho trovate qui io. Tutta grazie. Certo, tre nipoti ho io, c'è la piccolina c'ha meno di 2 mesi, finisce 2 mesi il 16, e le ho trovate qui. Mi hanno fatto una sorpresa. È una cosa bellissima. Le ho trovate qui, però posso dirvi una cosa. La Ciangisti, mi sono commosso lì, lo dichiaro, mi sono commosso. Sì, c'era... Con questa commozione, forse. Questa commozione. Poi sì, ma poi si è commosso, poi dopo si è commosso in maniera anche più, come dire, più esplicita. Sì, però qui ha detto molte lui cose. Lui ha detto una cosa fondamentale a Tilly. Il punto è quello di fare della Calabria una terra normale. Per fare della Calabria... Quindi non più rivoltata come un calzino. No, appunto, già questo è un passaggio. Porta male. Rivoltata come un calzino significava... Porta male. Ripercorrere cose vecchi, che vecchi erano, cliché. Che non erano fattibili. Fare della Calabria una terra normale significa che anche, come ha detto lui, la rappresentazione della Calabria e quindi la narrazione della Calabria sia una narrazione normale. Per fare questo lui dice io da solo non ce la faccio. Sì, si è rivolto ai giornalisti in questa fase. La comunicazione, è fondamentale. Cioè quello che voi riuscite a fare è a trasmettere di quello che io faccio, e se faccio male, ha usato un'espressione. Le frustate. Le frustate. Beh, ci vorranno le frustate. Che non sono, voglio dire,
Già da questo si evince che il Presidente è un Presidente diverso rispetto al passato, diretto, immediato, è il dirimpettaio, insomma, è il compagno delle ciambotte, l'amico che ti aiuta a risolvere un problema, insomma, disponibile, è un'altra... E tanto cuore, prima cuore e poi testa, prima cuore, pancia, testa, insomma, è un insieme di... Almeno a me trasferisce questa tiene conto visione. Che lui, tenete conto, cari telespettatori, che lui esce da 10 mesi di campagna elettorale. Dieci mesi di campagna elettorale, perché c'è stata prima la questione delle primarie, che è durata circa 6 mesi. Se con si quattro mesi fare, di tormento, se si potevano fare, dopodiché, cioè lui le vere elezioni sue sono state le primarie, parliamoci chiaro. No, sapevano tutti che non ce ne sarebbe stata storia, insomma. L'altro giorno il professore Ignazio, ad un seminario nostro, all'università, ha detto che la stessa cosa accadde ad Obama alla prima elezione di Obama, quando vinse le primarie con Hillary Clinton. E quindi lui esce fuori da una competizione molto forte. Non è stato designato da nessuno. Si è autocandidato. Si è autocandidato, ha vinto e ha detto un'altra cosa, che governerà per 5 anni, dopodiché non si ricandiderà. E questo l'ho detto, lo faccio per avere le mani slegate. Libere. Libere. Noi siamo qua. Perché, voglio dire, bisogna davvero... Per verificare e per aiutare. Entrare anche a gamba tesa per rompere il sistema delle lobby che c'è. Che vige in questa terra. Cioè, bisogna avere coraggio. Bisogna avere coraggio, idee chiare e soprattutto non avere scheletri nell'armadio. Perché questa è una condizione fondamentale per poter mantenere quello che si è promesso ai calabresi. Noi gli facciamo gli auguri perché sono gli auguri ai calabresi. Assolutamente, assolutamente. Gli auguri di buon lavoro sono, se lui riesce, ne guadagnano i calabresi. Io faccio gli auguri a lui, naturalmente gli auguri a quanti si aspettano magari di rimettersi a lavorare, perché hanno perso il posto di lavoro. O non l'hanno mai avuto. E spero che i nostri ragazzi rimangano in Calabria per dare un contributo a questa terra. Questa sarà la scommessa forse alla lunga più vera. No, perché leggevo i dati, due o tre giorni fa è uscita fuori un'indagine in base alla quale il Sud ha perso 700.000 famiglie negli ultimi 10 anni, perché sono andati tutti quanti via. È ripreso il flusso migratorio. Che c'è scritto qui, l'emigrazione, ma ora è molto più colta. Eh sì, neanche valigie di cartone, ma forse c'è un telefonino. E si parte. Noi ci diamo qui. Ci vediamo prima di Natale. Assolutamente sì. Può darsi che prima di Natale abbiamo l'occasione di avere in studio con noi proprio il neo presidente Mario Oliverio. Una buona serata. Volevi dire qualcos'altro? No, questo. No, non togliti il microfono, ma non devi togliere il microfono ancora, perché dobbiamo. Katia, togli il microfono per favore a questo... No, quella mi toglie tutto. Togli il microfono sta togliendo mentre è in onda. Bello, ma siamo andati in onda, sì, tutto a posto. Questo è bello questo maglione. Mi auguro una buona serata. Arrivederci.